Eccoci qua, ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, prendersi cura con lo sport, ragazzi. Qua avete visto che il clima è già natalizio, sta nevicando, quindi questo è proprio un regalo, Maurizio, sotto l'albero. Sì. La sera avremo una campionessa, una giovane, con tante cose carine, qualità e Certo, caratteristiche. perché lei potremmo dire, come un po' come Corti direbbe, una stella dello sport. Però lei non è una stella cometa, lei è una stella tutto l'anno, anzi, ogni anno raccoglie un sacco di, così, di premi che non sono solamente medaglie, perché ragazzi, stiamo parlando di un'atleta e di una campionessa in molti ambiti. Molti ambiti, e guarda chi è la prima? Lei è la prima, è sempre la prima. Allora, È ripeto, Paola Repetto. Paola, ci siamo Paola in incontrati. questo periodo è ovunque, si è E certo, lei è la presentissima. madrina della nostra lotteria. Poi abbiamo Maria Pia Di Pietro, che salutiamo. Ciao Maria Pia, buona serata anche a te. Poi guarda chi c'è, Renata Torrielli, che ci saluta. Buonasera a tutti. E poi Patrizia Pellegrino. Buonasera anche a te dalla tua tavolata. Sempre presente con noi c'è anche Daniela Leuzzi e Angelo Ecco. Sorrentino che ci saluta. Eccomi a voi. Nevica a Genova? Ma no, non nevica, noi facciamo solo gli effetti speciali. Ormai. Volevamo stupirvi, quindi No, non nevica, non allora, nevica. Ma no, calma. però diciamo che un po' di neve, così un po' non sarebbe male. Prof, buonasera anche a te, prof. Noi lo possiamo dire, Maurizio, questa settimana partiamo con un progetto Albergese di Genova con un Ah sì, bellissimo prof. progetto. Daniela Leuzzi, certo. Il 13 di dicembre debuttiamo. Primo Esatto. incontro con la prima classe a Genova di studenti e quindi parte la nostra equipe di formatori, di docenti, di persone che si sono date da fare. E quindi inizieremo col Bergese, col Istituto Bergese di Sesto. Esatto, il Bergese sarà proprio la nostra prima tappa di questo bel percorso con le scuole per parlare della Gigi Girotti di Genova. Eccola qui, vi aspettiamo al Bergese per accogliervi in classe. Fantastico, dai. Dai, meglio di così. Allora, Maurizio, dunque, tanti argomenti, ci sono già tante persone collegate su Facebook, ma anche su YouTube. Mi raccomando, su YouTube iscrivetevi. Iscrivetevi perché abbiamo superato i 500, ma vogliamo raggiungere i 1000 iscritti il prima possibile. Quindi iscrivetevi, Faremo con salutiamo. Raffaele, faremo un tutorial nelle prossime puntate, dobbiamo farlo. Per Esatto. spiegarvi bene, è molto semplice, ma a questo Sì. punto così ve lo spieghiamo bene come cliccare sul punto giusto per iscriversi al nostro canale. Importante. Esatto, per iscriversi sul nostro canale, ragazzi, iscrivetevi, perché se no, ragazzi, qui siamo in mano a degli algoritmi, è tutta una cosa così. Comunque, detto questo, invece, noi andiamo un po' a parlare di quello che è un po' il tema di oggi, ma soprattutto andiamo a parlare della nostra lotteria, Maurizio. Lotteria di Natale che, come sappiamo, ormai è proprio nel pieno, ci sono tutti i nostri amici dei negozi di Genova che si sono dati da fare con i nostri biglietti per partecipare a questa lotteria così ricca di 12 premi, come vedete, c'è veramente di tutto. Abbiamo giornate di benessere, la spesa Coop, il buono, una spesa da re, una crociera, al primo posto e così tanti altri. I biglietti ce n'è ancora un po', li trovate all'InfoPoint, li trovate al mercatino di San Nicola, che è anche quello un sito Gigi Girotti che con il nostro banco, e tutti nei vari esercizi commerciali che troverete indicati sul nostro sito. Ci sono tutti quanti con l'indirizzo, con tutte le informazioni che vi servono per poterci andare. Ecco. In più, potete anche acquistare i biglietti online comodamente da casa sulla piattaforma www.lotteriaperilsociale.it. Basta entrare dentro, è molto semplice, è molto guidata e si acquista online uno o più biglietti, quelli che volete, per partecipare all'estrazione che ci sarà il 12-13 gennaio, l'estrazione il 10 gennaio,
di cui poi vi faremo sapere dove, sarà aperta a tutti e quindi potrete anche partecipare di persona all'estrazione dei 12 premi. Esatto, dove possiamo trovarli questi biglietti, Maurizio? E i biglietti, come vi dicevo, li troviamo al, come vediamo il nostro banco al mercatino di San Nicola, li troviamo all'Info Point, nei nostri uffici e nei negozi convenzionati, come ho detto, li troverete indicati nel nostro sito. Esatto, quindi ci sono tante possibilità. Dunque, allora, ci sono stati anche degli eventi molto importanti oggi, tra cui, ad esempio, sicuramente possiamo segnalarvi questo che è avvenuto proprio in questi giorni. Domenica, ieri, è stato un grandissimo evento, Carlo Felice, molto seguito, con la partecipazione anche del nostro presidente, che ha salutato i rappresentanti del Coro Caureol e le autorità. Ecco, qui vediamo nel filmato appunto il professor Franco Enrique sul palco del Teatro Carlo Felice. Una bellissima manifestazione che segue anno dopo anno e che per molti anni il Coro Monte Coriol sempre ci devolve una buona parte degli introiti come donazione e quindi un grande aiuto per la nostra fondazione. E poi avremo altri eventi, questo è il Natale con la Ghirotti, perché abbiamo sia una bellissima visita al presepio di San Francesco, quindi chiamando in ufficio avrete tutte le informazioni per poter partecipare a questa visita, e poi un evento molto bello, molto importante, è il concerto dei mandolini, concerto mandolinistico che avverrà in un sito molto bello che è la Chiesa Romanica di San Donato in pieno centro storico. Questo avverrà il domenica 17 dicembre alle ore 17. Veramente questo è da non mancare, perché è un concerto veramente bello e in occasione tra l'altro del 100° anniversario del Circolo Mandolinistico Il Risveglio. Quindi diciamo varie occasioni appunto per partecipare. Benissimo. Esistono però altri eventi, altre diciamo iniziative, tra cui anche questa bella mostra. E questa è una mostra dei pittori nel circolo della MT, il 15 dicembre, anche qui alle 17, c'è questa esposizione con la vendita benefica. In realtà è tre giorni, c'è cioè il venerdì, il sabato e la domenica, quindi 15, 16, 17, agli orari che vedete indicati. Questa è un'altra di quegli eventi che vengono organizzati a favore della nostra fondazione. Ringraziamo la MT e chi l'ha organizzato. Ecco, allora, ultimo ma non ultimo, perché questo è proprio il periodo Fred dei Friends, grandi eventi. Questo è il 20 dicembre, quindi veramente alle vigilie del Natale, uno spettacolo musicale. Questo viene fatto al Teatro Modena, a San Pier d'Arena, se non vado errato. Un bellissimo evento di musica, molto bello, quindi vi aspettiamo numerosi. Esatto. Maurizio, tanti eventi, tante possibilità di prendersi cura, ma oggi parliamo di prendersi cura con lo sport. E sì. Per parlarcene abbiamo una grande, una campionessa come ogni anno, anche quest'anno, ha saputo stupire tutte le persone che la seguono. Dico poche cose perché in realtà ci sarebbe da dire tantissimo. Lei è campionessa mondiale di karate, sia singolo che in squadra, e questo è significativo perché lei lavora anche in team, vedremo perché, ma quest'anno si è accaparrata anche il premio karate campionessa europea. Allora, è una persona che non è solo una grande sportiva, ma anche laureanda in fisica, ma nella sua società di Rembukan di Sesto Fiorentino fa lezione sia ai più piccoli sia ai più grandi, e il suo fare karate è anche una filosofia di vita. E lei è? Francesca Bruschi. Eccola qui.
Eccoci qua, benvenuta. Ben Grazie, buonasera a tutti. arrivata, Gigioner. Allora, Francesca Bruschi a Gigi On Air, una grandissima campionessa che tra l'altro guardate il suo fondo nero, proprio da campionessa lo possiamo dire perché io ci ho messo un anno per avere il nero dietro di me. Lei invece così viene tranquillamente nel suo studio, quindi vedete che lei anche nei dettagli è molto precisa. Allora, Francesca, benvenuta e grazie, grazie di aver accettato il nostro invito. Sono io che ringrazio voi. Grazie. E quindi, tra l'altro, possiamo dire giovanissima perché, nonostante, no, i campionati vinti e i titoli Sì, raggiunti. lei è una ragazza del 99, lo possiamo dire? È così, eh. Quindi, Francesca, come ti sei iniziamo tanto a entrare un po' nella tua sfera sportiva. Come ti sei avvicinata allo sport? Perché? Come è successo? Beh, allora, in realtà mi sono avvicinata al karate che ero molto piccola, facevo le elementari, avevo 7 anni più o meno. E con il classico passaparola, non sapevo bene che sport scegliere, l'età dell'indecisione. E un mio compagno di classe mi disse: "Ma io ho iniziato a fare karate, perché non provi?" Ecco, da quel giorno poi non sono mai più uscita da un dojo, da una palestra, insomma. E ho sempre continuato. L'unica cosa che ha provato a fermarci è stato il Covid, ma non c'è riuscito nemmeno lì perché ci siamo sempre ritrovati anche all'aperto per allenarci e insomma per stare insieme. Quindi ecco, tutto è nato da un passaparola ed è diventato, diciamo, una ragione di vita in un certo senso. Ecco, perché una ragione di vita, Francesca? Perché poi a un certo punto ti sei resa conto che questo gioco era un gioco serio che ti metteva. E com'è cresciuta questa passione in te? È cresciuta perché comunque io fin da piccola sono sempre stata molto determinata, molto competitiva e mi si è presentata subito la possibilità di fare delle gare anche di un buon livello perché comunque insomma dimostravo di essere all'altezza e è stato proprio un susseguirsi di eventi, nel senso ho iniziato con la prima gara e poi avevo già voglia di fare la seconda e di continuare a migliorarmi sempre. Quindi è nato tutto così. E poi questo mi è servito molto anche nella vita, diciamo, professionale, specialmente ora con l'università, perché appunto, come dicevate prima, il 22 di dicembre discuto la tesi e mi è servito molto, mi è servito perché una cosa che ci tengo sempre a sottolineare è che imparare a fare fin da piccoli un po' di fatica nello sport ci insegna poi a non avere paura di farla, cioè di fa sentire questa fatica nella vita. E diventa automatico che poi anche raggiungere gli obiettivi, cioè insomma è tutto più semplice. Ecco, ma dunque, noi sappiamo che tu sei una campionessa e che appunto il tuo percorso sportivo è un'eccellenza, però ci hai accennato adesso il fatto che tu, e l'abbiamo detto, sei anche laureanda in fisica e il 22 dicembre discuterai la tesi. Ora, è chiaro che tra l'educazione fisico, cioè l'educazione fisica e la fisica, voglio dire, perché uno il fisico se lo immagina un po' come una persona un po' gobba che sta dietro. Invece no, tu hai unito l'educazione fisica alla fisica. Perché la fisica, Francesca? Perché proprio la fisica? Che cosa avevi in mente quando hai deciso di fare l'università? Questo è un aneddoto un po' particolare. Io ho iniziato il liceo e il primo anno avevo difficoltà in fisica. Cioè, ho iniziato il primo compito, penso di aver preso 4, 4 e mezzo, non lo so, un voto bassissimo. E da lì, proprio perché io sono fatta così, è diventata una sfida personale. Quindi sono arrivata alla fine del liceo che l'avevo talmente resa parte di me che è stata una logica conseguenza. Tant'è che infatti la mia idea iniziale, visto che comunque prendermi cura sia di me che delle altre persone è sempre stata una chiave importante nella mia, cioè proprio nella mia quotidianità,
Il mio scopo era quello di riuscire a diventare addirittura un chirurgo. E poi però il fatto che la fisica fosse diventata così tanto parte di me mi ha portata a trovare il perfetto compromesso, cioè le applicazioni della fisica in campo medico e nella diagnostica, nell'interventistica medica. Perché rinunciarci, insomma, riuscivo a mettere insieme tutte le mie passioni e adesso, appunto, riusciamo anche a metterci di mezzo volendo lo sport, perché riusciamo a sviluppare dei dispositivi, delle tecnologie che riescono a migliorare la resa sportiva, degli atleti proprio grazie alla fisica. Ecco, quindi grazie, grazie alla fisica, grazie anche allo studio, alla ricerca, di una sportiva, di un atleta come te, si può arrivare poi a delle sintesi superiori. Maurizio è davvero un ospite Interessante. Tra l'altro, interessante, eh? volevo fare un passo indietro sul discorso dello sport, che l'abbiamo messo poi come titolo, come possiamo prenderci cura con lo sport. Fuori onda parlavamo con Francesca di questo aspetto, dei vari aspetti che questa disciplina, ma come anche altri sport, immagino, possono aiutare nel prendersi cura in vari modi, no? E anche con le altre persone, anche con persone magari con qualche problema che insieme nello sport potrebbero essere aiutati, no? Ci puoi raccontare qualcosa e la tua esperienza anche che hai avuto in questo cammino importante che hai avuto nello sport, che stai avendo nello sport. Allora, sicuramente lo sport aiuta a prendersi cura di noi stessi. Innanzitutto voglio fare una distinzione. Il karate non è uno sport come si può intendere il calcio, come si può intendere la pallavolo. È un'arte marziale, è una disciplina. Quindi, oltre a insegnarci i movimenti, insegnarci a prenderci cura del nostro fisico, ci insegna a prenderci cura della nostra mente e a portare rispetto sia a noi stessi che a chi si allena con noi, che a chi ci permette di allenarci. È proprio un concetto molto più ampio, insomma. E, diciamo che prendersi cura con lo sport, secondo me, è fondamentale, specialmente quando ci mettiamo in relazione con gli altri, cioè il metterci in relazione con gli altri, che siano i nostri compagni di squadra, che siano i nostri avversari, io parlo proprio da atleta della nazionale italiana. Ci rimette al mondo in qualche modo. Io durante le trasferte siamo stati recentemente in Scozia, siamo stati il campionato europeo l'abbiamo fatto in Serbia, il campionato del mondo l'abbiamo fatto in Macedonia. Siamo lontani da casa, abbiamo paura perché non possiamo dirci di no. Noi poi facciamo uno sport di contatto e per quanto si dica che nel karate non ci si tocca, nel karate ci si tocca e ci si fa anche male. La salvezza è essere famiglia. Non è solo questo, chiaramente. Io poi, appunto, come avete accennato, alleno i bambini, alleno i ragazzi e vedo proprio i cambiamenti. Dal primo giorno che entrano in palestra all'ultimo giorno che se ne vanno, o che magari sospendiamo le lezioni per la pausa estiva, si vede proprio il cambiamento. Abbiamo avuto ed abbiamo a tutt'oggi anche dei bambini con delle difficoltà, dei problemi e c'è gruppo, c'è famiglia. Riusciamo a far crescere e a migliorare anche la condizione di tanti bambini proprio perché c'è famiglia. E non penso sia una cosa così scontata, insomma. No, non in tutti gli sport, sicuramente. No? Hai parlato del calcio, eccetera. Purtroppo sono stati, no, magari degli sviluppi portati all'estremo, dovuti al professionismo, dovuti a tanti motivi che hanno magari guastato certi ambienti. E quindi sì, questo è giusto dirlo. Anche l'importanza appunto di
avvicinare le persone che hanno diverse abilità anche in uno sport di contatto come questo, no? È una bella educazione, immagino, formativa proprio, come, sia nei confronti di questi bambini che per chi deve allenarli, per chi deve insieme a loro condividere questi allenamenti, questo modo di essere, di fare. Ecco, Francesca, allora qui c'è un maestro, un grande maestro che fa parte proprio della scuola dove tu insegni e della società dove tu gareggi, no? Per cui gareggi. Ci vuoi raccontare un po' chi è questa persona? Questo maestro, che è il padre del mio attuale maestro, è il maestro Dino Piccini, ed è stato uno dei pionieri del karate in Italia, in Europa. È stata una delle prime 5 cinture nere in Italia ed è stato il fondatore poi appunto della società sportiva dove mi alleno, che è attiva da ben 49 anni ormai quest'anno. Ed è stata una persona che io ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere, che è venuta a mancare un paio di anni fa all'età di 101 anni, e che veramente per le persone che ha conosciuto, che hanno incrociato il suo cammino, si è dimostrato sempre una persona fantastica, disponibile, gentile, ha incarnato veramente lo spirito del karate e delle arti marziali in genere, è sempre stato predisposto all'aiuto del prossimo. E giusto appunto venerdì e sabato abbiamo fatto il primo memorial in suo onore, e c'è stata una grande partecipazione a livello proprio nazionale, il che fa capire quanto torni indietro quando una persona ha dato tanto, insomma, per una disciplina e non solo, anche umanamente. Ecco, questo è importante, Maurizio, perché anche noi abbiamo un grande maestro che seguiamo in questo percorso così. Sono i punti di riferimento di vita. Tra l'altro, il nostro maestro, che è Franco Enrique, è proprio uscito questo oggi con una bella intervista, Maurizio, giusto? Bella intervista che racconta in prima persona come è nata l'associazione di Gigi Ghirotti. Siamo proprio dagli albori e poi un po' tutto il percorso che lui ha fatto personalmente insieme a Anna Enrique, sua moglie e tutti gli altri collaboratori, e quindi poi la crescita esponenziale negli anni. Per tutto l'aiuto che è stato dato ai cittadini qua a Genova, in particolare sul nostro territorio. Quindi sì, sono con quelle persone di riferimento che aiutano ad andare avanti. Certo, i nostri riferimenti, che poi appunto è una famiglia molto numerosa, anche la Gigi Ghirotti di Genova, con una grande storia e una grande responsabilità. E tra l'altro lo diremo anche a fine di questa puntata, ma lo anticipiamo. E lunedì prossimo lo avremo ospite speciale della Gigi On Air, visto che stiamo finendo l'anno, iniziando e proiettandoci verso il futuro, quindi ci parlerà e ci racconterà un po'. Esatto, tra l'altro lui ha fatto anche parte di questo Dead Caffè, che è un podcast che vi segnaliamo, di Marina Minetti, che racconta proprio storie legate al fine vita, però in maniera, secondo me, molto bella, molto, molto importante, perché se ne parla poco, è un tabù la morte, ormai sembra che la morte non esista più. In realtà c'è questo podcast, giusto Maurizio? Sì, questo podcast si trova su YouTube, poi noi avremo il modo comunque di, lo pubblicheremo sul nostro sito sicuramente, è un bel modo, secondo me, di affrontare questo argomento. Che è l'argomento, perché voglio dire, no, purtroppo lì finiamo, quindi perché non parlarne? Poi certo. Quando viene parlato da personaggi con una certa levatura, una certa conoscenza,
molto importante, molto valido. Ecco, sì, è una società che fa finta che non esista la morte, purtroppo non affrontando bene il concetto di morte si affronta anche poco il concetto di vita, eh? È un po' questo. Allora, io tanto saluto Lilli Lilli, Marco Macellari, Gianni Casarino, Chiara Aquila, Anania Fancello, Piera Toso, perché sono tutti qua, e ci sono anche un po' di commenti. Lili che ci dà la buonasera, ma poi abbiamo anche la nostra Barbara Saponaro, anche lei volontaria, che dice sera. E Maurizio, manca ancora una domanda, ma... Ma direi che prima dell'ultima domanda ce la teniamo un attimino ancora un po' al caldo, perché adesso è il momento della reclame. Cosa fai, Andrea? Faccio crescere l'alberello per un Natale più grande. Per un grande Natale dobbiamo far crescere i biglietti della nostra lotteria. E cosa si vince? Un sacco di premi. Jingle bell in, prof, E acquistiamo nuovi letti per i nostri hospice. Che bel progetto, prof. Dove trovo i biglietti? Qui al Point, nei negozi convenzionati e online. Con la lotteria di Natale della Gigi Girotti cresce la solidarietà. E cresce il nostro impegno. Eccoci qua. E allora, visto che Francesca, avete visto che ha tanti talenti e tanti, parliamo di un talento che la avvicina anche al mondo del volontariato, perché qui c'è una manifestazione fatta proprio per i più piccoli, alla quale lei ha partecipato ben due volte, perché è stata testimonial di questo progetto nella regione Toscana, per un uso corretto e con maniera sana dei dispositivi digitali. Qua vediamo Ciardullo, c'è il CONI di mezzo, c'è anche un sacco di artisti e ginnasti, tra cui anche proprio Francesca, che possiamo dirlo con praticamente tu hai condiviso il palco con un campione mondiale, ma del calcio. Perché è vero, nel senso che c'è stato proprio un grande abbraccio. Francesca, ascoltami, ma tu è vero che ti stai anche avvicinando al volontariato? Sì. Allora, innanzitutto vorrei aprire una piccola parentesi in merito, perché alla base di ogni evento sportivo che organizziamo o al quale prendiamo parte, senza il volontariato penso che non ci sarebbe nessun evento sportivo. Noi ci affidiamo alla Misericordia o comunque all'Humanitas per poter proprio materialmente fare le gare, ma non a livello di sovvenzioni o chissà cosa. È che senza un'ambulanza, senza un primo soccorso, noi non potremmo assolutamente combattere. Quindi già il grazie più grande, anche solo per questo, va a loro. E per quanto riguarda me, alla luce anche di quanto loro e le associazioni di volontariato, qualunque esse siano, fanno per tutti noi, mi piacerebbe riuscire a restituire qualcosa anche in questo senso. Ora, recentemente ho fatto il corso di primo soccorso con defibrillatore proprio per la nostra società, in quanto tecnico, e non nego che mi piacerebbe diventare soccorritrice, insomma, andare a fare servizio in ambulanza, proprio alla luce anche del discorso fatto prima, per cui a me prendermi cura delle persone è sempre piaciuto, Quindi sì, vorrei avvicinarmi in questo senso. Ecco, tanto approfittiamo per salutare Rosaria Sommariva, che ha voluto, no, organizzare questo evento in Toscana, e Marcello Lippi è il campione che era con Francesca Bruschi. Esatto. È vero, Maurizio, che il calcio oggi fa un po' storcere il naso, però io credo che proprio bisogna partire da quello che dice Francesca, cioè il calcio è socialità, è trovarsi insieme, è creare squadra,
aiutare i più piccoli. Maurizio, non tu devi sei un aprire, grande non devi aprire una porta a me del calcio, perché sai benissimo che, ahimè, sono un grande seguace. No, nel senso che facevo delle valutazioni, purtroppo certi sport per problemi, diciamo così, economici hanno, no? A volte prendono delle vie un po' strane, nel senso, solo in quel senso lì. Poi gli interpreti, ci sono interpreti in tutti gli sport genuini, validi, ci mancherebbe di esempio ai giovani. Ritornerei sul discorso del volontariato e di Francesca, che ha questo sentimento, questa intenzione, ecco, di avvicinarsi al volontariato, di come sia importante che i giovani si avvicinino sempre di più a questo, al volontariato, no? Lo vedremo noi adesso nelle scuole, dicevamo che inizieremo proprio per questa importanza di portare ai giovani questa esigenza che la società ha bisogno del volontariato e del volontariato dei giovani, anche in sfere, in aree dove magari per un giovane può essere più difficile, ma invece potrebbe essere, come per esempio per noi, come Gigi Girotti o come chi fa assistenza per malattie gravi o importanti, di come invece potrebbe essere importante avere la presenza di alcuni giovani che diano, ecco, assistenza, attenzione e sappiano prendersi cura, ecco, di queste situazioni, perché poi, come diceva Francesca, si impara a prendersi cura di se stessi facendo queste azioni, no? Perché ti fermi a riflettere e capisci della fortuna che hai quando stai bene, no? Noi sappiamo tutti come quando si sta sempre bene lo prendiamo poi per un dato di fatto. Poi basta un nulla, basta una caduta, e qui rido, e come è successo a me, e ti si ferma, non la vita, ma insomma ti cambia un attimino la vita nei tuoi ritmi, nei tuoi costumi, nei tuoi modi di essere, di fare, no? Allora capisci l'importanza di tante cose, dell'aiuto che hai, delle persone che trovi, che ti vengono incontro. Quindi, secondo me, questo aspetto, adesso oggi abbiamo avuto questa puntata un po' diversa dalle altre, nel senso era importante anche come icona di un giovane, no? Presentare una persona che ha vari interessi, varie volontà no, da riuscire a esercitare nella sua vita. È importante questo, no? A volte si parlano, purtroppo, in televisione abbiamo esempi anche di giovani negativi, no? Vengono sempre fuori queste cose prima. E mentre invece non c'è mai un telegiornale di esempi positivi e buoni che ci sono nella nostra vita, è che non fanno probabilmente notizia, no? Dico una banalità. Ma è così, No, è purtroppo. vero. E qui Sì, io serve parlare. esatto, perché comunque secondo me è anche giusto per le generazioni, diciamo più adulte, anche sapere che esistono tante realtà importanti, anche guidate da giovani, perché è una cosa un po' italiana, quella la cosa di pensare, perché in altri paesi europei già all'età di Francesca si hanno delle grandi responsabilità. Come lei credo che abbia in questo momento, perché comunque stare con dei ragazzi più piccoli, con dei bambini, tu hai una grande responsabilità come un insegnante delle medie, come una maestra elementare. Ecco, su questo, grazie per questo intervento, Francesca, perché ne abbiamo bisogno. Grazie a voi che avete dato a me la possibilità di raccontare un po' le cose che faccio e che continuate a portare avanti, insomma, dei progetti di grande spessore. Bene. Allora, non Bene. so come si augura per il Calati, un bocca al lupo, va bene o Va no? benissimo. Va bene, allora, Va bene anche bocca al lupo. perché il 22 tu discuterai una tesi di laurea in fisica che appunto ha anche degli aspetti innovativi e ci verrai a raccontare quali sono appena potrai questi aspetti. Volentieri, va bene. Vedi, Maurizio, io quando mi ha detto Francesca la sua età,
Io mi sono sentito giovane perché mio nonno era del 96, Ah, vedi? lei del 99, io Allora. invece del... Ah, però era 1896. Sì, è un secolo diverso. Vabbè, allora ci vediamo Vediamo lunedì. lunedì 18 col professor Franco Enrique, con cui ecco, divideremo questa mezz'ora di Gigi Ornelli con lui. Grazie Francesca Benissimo. di essere stata con noi. Grazie mille a voi. Grazie Francesca, viva! Buone Grazie feste, buon a voi, studio. buone Ciao. feste. Buon Natale, arrivederci. Ciao.